Alleluia. Primo Cronache capitolo 20. Alleluia. Primo Cronache capitolo 20, leggeremo verso 1 e 2, poi leggeremo i versi 4, 5 e 6 e poi passeremo al capitolo 21, sempre di Primo Cronache. Abbiamo tutti trovato la scrittura? Primo Cronache capitolo 20, verso 1 e 2 dice: ora all'inizio dell'anno seguente, nel tempo in cui i re escono a combattere, Joab condusse fuori un poderoso esercito. Con la lingua spagnola poderoso è molto forte, vero? E devastò il paese dei figli di Ammon. Quindi andò ad assediare Rabbah, mentre Davide rimase a Gerusalemme. Joab batté Raba e la distrusse. Verso 2: allora Davide tolse dalla testa del loro re la corona e trovò che pesava un talento d'oro e in essa c'erano delle pietre preziose. Essa fu quindi posta sulla testa di Davide. Inoltre egli portò via dalla città un grandissimo bottino. Versi 4, 5, 6. Dopo queste cose, quindi dopo aver vinto e aver preso tutto il bottino, dice: dopo queste cose ci fu in Gezer una battaglia contro i Filistei. Allora Sibecai e Usha uccise Sipai, uno dei discendenti dei giganti, e i Filistei furono umiliati. Ci fu poi un'altra battaglia contro i Filistei ed Elanan, figliolo di Jair, uccise Lami, fratello di Goliat. Vi ricordate Goliat? Di Gat, l'asta della cui lancia era come un subbio da tessitore. Ci fu poi ancora un'altra battaglia, Gat, dove vi era un uomo di grande statura che aveva sei dita per ogni mano e sei dita per ogni piede, in tutto ovviamente 24 dita, e anch'egli era un discendente dei giganti. Capitolo 21, dal verso 1 al verso 7. C'è una ragione per cui sto leggendo questi versi. Capitolo 21, verso 1. Dice: ora Satana si levò contro Israele e istigò Davide a fare il censimento di Israele. Pensate, Satana. Così Davide disse a Giove e ai capi del popolo: andate, fate il censimento degli israeliti da Beersheba a Dan, quindi presentatemi il rapporto affinché io conosca il loro numero. E Giobbe rispose: l'Eterno moltiplichi il suo popolo 100 volte tanto, ma o regno Signore, non sono forse tutti servi del mio Signore? Perché il mio Signore chiede questo? E perché vorrebbe rendere Israele colpevole? Ma la richiesta del re prevalse contro Giob. Perciò Giob partì, percorse tutto Israele e tornò quindi a Gerusalemme. Verso 5. E Giob consegnò a Davide il numero del censimento del popolo di tutto Israele, e c'erano 1.100.000 di uomini in grado di maneggiare la spada, e in Giuda 470.000 uomini in grado di maneggiare la spada. Verso 6.
Ma nel censimento di questi, Giobbe non incluse Levi e Beniamino, perché la richiesta del re era da lui abominevole. Verso 7. Questa cosa dispiacque a Dio, perciò colpì Israele. Alleluia. Abbiamo pregato, potete stare comodi. Alleluia. Stamattina voglio dare titolo a questo pensiero ed è una domanda. A chi daremo la gloria? Un po' tutti conosciamo la storia di Davide, vero? Un grande uomo, un grande re, un uomo straordinario. Sapete, quando si parla del re Davide, si parla di un eroe, si parla di un uomo, di un conquistatore. Ma dimentichiamo che la ragione per cui Davide divenne un uomo potente è perché Dio gli aveva detto che lui sarebbe diventato un uomo potente. Cronache capitolo 16 verso 8 dice Dio, dice: sono stato con te dovunque sei andato, ho sterminato davanti a te tutti i tuoi nemici e ho reso il tuo nome come quello di grandi re che sono sopra la terra. Capitolo successivo dice: l'Eterno proteggeva Davide ovunque egli andava. Eppure noi molte volte parliamo di Davide come un uomo che ha motivo delle sue capacità, delle sue doti, è stato un uomo straordinario. Non dobbiamo mai dimenticarci che Davide era un semplice pastorello di pecore, non aveva nessuna esperienza, ma Dio decise di ungerlo e Dio decise di usarsi per mezzo di lui. Quindi le battaglie che Davide combatteva, in realtà, così come abbiamo letto nel capitolo 16 di Cronache, era Dio che precedeva Davide. Amen. Era Dio che precedeva l'esercito e combatteva per Davide. Amen. Alleluia. 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 Amen. E sapete, dal punto di vista umano, noi esseri umani, un gioco di parole, tendiamo sempre a complimentarci, dimenticando che quello che noi facciamo, quello che noi siamo, è solo grazie a Dio. Amen. E non è in base alle nostre qualità o alle nostre capacità. Erano arrivati fino al punto di combattere più volte contro i filistei. Ovviamente i filistei speravano che un giorno avrebbero vinto su Israele, ma sapete, Israele non aveva il re Davide, Israele aveva il re dei re. Alleluia. Israele aveva il re di Davide che combatteva per il re Davide. Alleluia. I filistei, abbiamo letto, per ben quattro volte cercavano di vincere, quindi di combattere contro Davide, e ogni volta che i filistei combattevano contro Davide ritornavano a casa come un popolo sconfitto. E sapete, la cosa più triste della vita di ogni essere umano è quello di cominciare a aggredire i complimenti. Alleluia. La Bibbia dice, non l'ho letto, la Bibbia dice che Davide, nel conquistare altre nazioni, altri re, imponeva addirittura loro di pagare. Quindi era diventato così famoso, così importante, che tutti quanti temevano Davide. E sapete, quando Davide si ritrovò nelle condizioni in cui tutti temevano la sua personalità e temevano, come dire, la sua autorità, tutti erano sottomessi, ma accadde qualcosa di particolare. Si è montata la testa. Alleluia. Questo fu uno degli altri errori di Davide. Non è? Si è montato la testa. Alleluia. Io sono il migliore. Nessuno re sarà come me. Ma lui non ha inventato l'acqua tiepida, perché Dio aveva detto: tu sarai fra gli uomini potenti della terra. Era Dio che lo fece diventare Amen. Re potente. Alleluia. Alleluia.
Fu Dio che da una condizione, non dico di povertà, ma di basso livello sociale, lo ha fatto diventare il re di Israele. È stato Dio che lo ha preso per la mano e lo ha guidato. È stato Dio che gli ha dato la forza e l'intelletto di poter combattere, o meglio dire, dichiarare guerra a qualcuno che era considerato il gigante. Non fu la precisione della frombola di Davide a uccidere il gigante Golia, ma fu la sua azione e il dito di Dio che spinse quella pietra per uccidere Golia. Alleluia. Noi esseri umani siamo chiamati a fare la volontà di Dio, ma è Dio che combatte per noi. È Dio che cammina avanti a noi. È Dio che dà gloria, alleluia, alla nostra vita. Ma noi non dobbiamo prenderci la gloria. Noi dobbiamo alzare il nostro dito dicendo: non a me la gloria, ma a te, Signore, la gloria. Non a me la gloria, ma al Signore la gloria. Alleluia. Non sta al pastore della chiesa nel dire: la nostra chiesa è potente. Non è la nostra chiesa potente, il nostro Dio è potente. È Lui che è in mezzo al suo popolo, è l'assunzione che benedice il suo popolo, è la gloria del suo spirito, è l'autorità del suo nome che benedice la chiesa. Alleluia. Alleluia. E quindi Davide fu preso da così tanto orgoglio che addirittura in una circostanza lui mandò Giova a combattere dicendo: non ti preoccupare, io rimango a Gerusalemme, vedrò la guerra attraverso il mio iPad. Sapete, Davide era sicuro che avrebbero vinto la guerra. Ah, non c'è bisogno che io vada, tanto noi siamo così forti, siamo così addestrati che sicuramente vinceremo nuovamente questi filistei. E così fu. Sapete, non è perché Davide era un uomo di fede, ma perché Dio era fedele alla sua parola. Alleluia. Io combatterò davanti a te, capite? Io combatterò davanti a te, come dire, prima che tu arriverai nel campo di battaglia, io sono già lì. E prima che tu guarderai la tua spada, alleluia, io ho già ordinato agli angeli di combattere per voi. A volte noi pensiamo di aver vinto chissà che cosa, è Dio che ha vinto per noi, è Dio che combatte le nostre battaglie. E quando noi vinciamo, non siamo stati noi a vincere, è Dio che ha vinto per noi. Alleluia, è Dio che ha operato per mezzo di noi. A chi daremo la gloria? Alleluia, alleluia. Thank you, Jesus. Alleluia. Amen, amen, alleluia. E quindi Davide era così tanto orgoglioso che ordinò a Giob di fare un censimento per contare quanti uomini valorosi c'erano in Israele. Aveva messo da parte il fatto che Dio aveva combattuto per lui. Aveva ignorato il fatto che Dio aveva ordinato agli angeli di combattere la guerra, la battaglia e vincerla. Sapete, gli angeli di Dio non perdono mai. Quando Dio ordina ai suoi angeli di combattere per noi, la vittoria è certa. Quando Dio ordina ai suoi angeli di proteggerci, il diavolo non potrà fare nulla. Ma nel momento in cui noi ci allontaniamo dalla volontà di Dio, indovinate chi arriva? Arriva il diavolo. Yes, amen. Lui è sempre pronto, Lui è sempre pronto per farci fare le cose sbagliate. Amen, amen. E quindi nel notare, probabilmente nel sentire che Davide si vantava in maniera sproporzionata intorno alla grandezza del suo esercito, oltre 1 milione di soldati che potevano combattere, quindi c'erano cavalieri, soldati che potevano marciare, quindi armi a più non posso, erano addestrati alla guerra, e quindi lui contava nella forza dell'uomo e non nella parola di Dio. Alleluia, lui contava più
nella sua audacia contava più nell'aver vinto diverse nazioni, e aveva dimenticato che tutto quello che lui aveva ricevuto non era motivo, alleluia, della sua esperienza come guerriero, ma era il risultato della fedeltà di Dio, perché Dio è fedele alla sua parola. Alleluia. Alleluia. Santo, alleluia. Alleluia. E lui dice a Job, Job, che è uguale, in base a quale nazione parliamo. Colombia, Job, Italia, Job. Coab. Coab. E lui va dal re e gli fa: oh re, non pensi che sia azzardato che io debba fare il censimento del popolo, dei soldati, per considerare quanti potenti noi siamo? Ma questa non è la volontà di Dio. Dio, sapete, una delle cose che non dobbiamo mai sottovalutare, che a volte alla nostra testardaggine Dio ci manda qualcuno per dire: forse quello che stai facendo è sbagliato. Forse questa tua forma di orgoglio è fuori luogo. Non è esattamente quello che Dio vuole da noi. Alleluia. 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 Davide rimaneva seduto sul suo trono, in un certo senso contando i minuti, perché sapeva che qualcuno gli avrebbe detto: oh re, abbiamo vinto la guerra. E lui lì che magari chiedeva ai suoi cuochi, ai suoi servi, di preparare un altro pranzo speciale, perché pensava che tutto quello che era accaduto, perché il re Davide era il re più famoso della terra, era il re più potente della chiesa. Voglio che ognuno di noi stamattina sappiamo una cosa: il popolo di Dio, alleluia, ha vittoria perché ha Dio, alleluia. Il popolo di Dio ha vittoria solo quando invoca il nome di Dio, alleluia. Non c'è chiesa che possa essere chiesa se non è sotto la volontà di Dio. Non esiste popolo che può avere vittoria se non invoca il nome del Signore Dio. Non esiste nessun uomo famoso, non esiste nessun predicatore famoso, non esiste nessun conduttore famoso o nessun musicista, dove a volte noi esseri umani li acclamiamo in una maniera esagerata. Lascia che ti dica: noi cantiamo per il Signore, noi lodiamo il Signore, noi suoniamo per il Signore, noi predichiamo per il Signore, noi andiamo in chiesa per il Signore, noi diamo a Lui la gloria, non alla chiesa, non al pastore, non all'uomo, alleluia. Perché nel momento in cui noi non diamo la gloria a Dio, il diavolo si presenterà. Amen, amen. Fu il diavolo che cominciò a lavorare nella testa di Davide. Davide, è bene che tu sappia quanto potenti siete. Tutto il mondo vi invidia, mondo di allora. Ancora non avevano inventato le Indie, no? Ancora le tre caramelle non c'erano state. Tre caramelle, La Pinta, la Ninna e la Santa Maria, mi pare, vero? A volte confondo Maria con Lucia, però si chiamava Maria. Non erano caramelle, erano caramelle, lo so. Quindi il mondo conosciuto di allora sapeva che questo re di nome Davide era un valoroso re. Era un re ai quali molti re erano sottomessi. Abbiamo letto all'inizio del capitolo 20 di Primo Cronache che addirittura avevano tolto la corona ad un re famoso, grazie se lo sono me, la corona, che era e non solo era pesante, era una corona d'oro, aveva anche delle pietre preziose. E voi immaginate il re Davide dire: oh, adesso ho preso la corona di un re e la sto indossando io. Chissà qualcuno che mi ha detto: oh, tu sei il re più grande di tutti i re. Quale grande abominio! Alleluia! Oh, re Davide, nessuno è come te. Quale grande abominio!
Oh Chiesa, nessuna Chiesa è come te. Quale grande bugia. Amen. La Chiesa di Dio è la Chiesa di Dio ovunque. Non c'è una Chiesa migliore dell'altra, perché la Chiesa di Dio è di Dio. Amen. Dio ha comprato ognuno di noi con il suo prezioso sangue. Dio ha dato il suo Santo Spirito con la stessa evidenza, parlare in altre lingue. Alleluia. Non c'è una Chiesa più grande di un'altra. Alleluia. Non c'è una Chiesa più poderosa di un'altra. Yes, thank you Jesus. Alleluia. Quando a volte ho sentito, sono stato in questa chiesa, sono stato in altre chiese, ma in questa chiesa sento la presenza di Dio. Io direi al predicatore, scusa, dove sei stato? Al bar altre volte? Se io vado nella casa del Signore e viene invocato il nome del Signore, è impossibile che non ci sia il Signore. Perché rendiamo Dio bugiardo. Lui ha detto che dove due o tre sono riuniti nel suo nome, lui è in mezzo di loro. Qualsiasi nazione, qualsiasi continente, qualsiasi città, Dio è lì. Dio è lì. E magari il pastore della congregazione si monta la testa. Wow! Siamo la chiesa più spirituale dell'Europa. E il diavolo comincia a dire: guarda quanti soldi in banca avete, guarda quanti membri avete in chiesa, alleluia, guarda quanti ministeri ci stanno in chiesa. Ancora quello delle pulizie dobbiamo inventare, ma ci stiamo lavorando. Oh, guarda quanti musicisti bravi ci stanno in chiesa, guarda quanti cantanti bravi ci stanno in chiesa. Comincia a contare. Se i tuoi musicisti sono i musicisti più bravi d'Europa, beh, allora voi siete una chiesa benedetta. Alleluia. Wow, quale grande abominio. Amen. Noi nominiamo in chiesa per fare il concerto. That's right. Amen. Noi nominiamo in chiesa per lodare il Signore. Amen. Noi nominiamo in chiesa per adorare il nome del Signore. Amen. Noi andiamo in chiesa per condividere la parola del Signore e dire: la gloria appartiene al Signore. Noi non daremo la gloria agli uomini, voi non darete la gloria a me, ma noi daremo la gloria al Signore, perché solo Lui merita ogni gloria e ogni onore. Alleluia! A chi daremo la gloria? A Gesù noi daremo la gloria. Alleluia! A Gesù noi daremo la gloria. Paolo nella prima e seconda lettera ai Corinti scrive: ora chi si gloria si gloria nel Signore. Amen, amen. Se qualcuno dovesse farti un complimento, non devi dire grazie quando sei gentile. Oh, dovete ringraziare Dio per quello. Amen. Che fare. Alleluia. Alleluia. Noi non siamo qui per servire gli uomini, noi non siamo qui per servire un'organizzazione, noi siamo qui per servire Dio. Alleluia. Per essere benedetti da Dio e per essere di benedizione per il popolo di Dio. Alleluia. Alleluia. Thank you Jesus. A chi daremo la gloria? Alleluia. Alleluia. Un giorno Gedeone, thank you Jesus, al libro del Giudice capitolo 7. Un giorno Gedeone decide di conquistare Madian. Sapete chi era Madianita? La moglie di Mosè. Mosè si è sposato sotto 40 anni a Madian, certo. Lui conosceva tutti i tipi di pecore, l'ana merinos, tutto. L'ana col pelo corto, l'ana scura, l'ana chiara, frescolana. Oh, c'è frescolana. Io l'ho comprato, fresco non c'è, però dico che è frescolana. E quindi Gedeone decide di combattere contro Madian. Voleva, sapete perché Madian era, per chi non lo sapesse,
Madian era un popolo di idolatri, anche il giorno di Mosè, e a motivo della loro idolatria erano scesi in un degrado dove addirittura uccidevano anche dei bambini, sacrificavano dei bambini. E Gedeone, nel suo cuore, decise di distruggere, di combattere contro Madian. E quindi dice al suo capitano di chiamare tutto l'esercito. E dicono: man mano fatemi sapere in quanti siamo, così li distruggiamo e abbiamo vinto Madian. E la Bibbia dice che riuscirono a portare 32.000 soldati. Wow! Ma neanche la parata che c'è stata settimana scorsa. 32.000 soldati armati fino ai denti. E poi ovviamente Gedeone, che era un uomo che lui amava Dio, la Bibbia ci dice che lui aveva timore di Dio. Poi dopo fu chiamato Jerubal, se vi ricordate, dopo, ma Gedeone. E quindi Gedeone va nella presenza del Signore e dice: Signore, noi siamo pronti alla battaglia. Abbiamo 32.000 uomini e li distruggeremo. E Dio dice a Gedeone: siete troppi, siamo troppi, come siamo troppi? E Dio dice a Gedeone: io non voglio che voi combattete contro Madian, perché io vi farò vincere. Alleluia. Ma l'esercito dirà: abbiamo vinto per la nostra stessa mano. Amen. Capite? Amen. Io vi darò vittoria perché ti ho promesso vittoria. Alleluia. Ma voi direte: siamo stati grandi. Glory to your name. Io non permetterò che Madian abbia sopravvento su di voi, e voi direte: noi siamo più potenti di Madian. Alleluia. E quindi Dio dice a Gedeone: adesso tu farai una comunicazione stampa, dirai: tutti i soldati che deciderete o che avete paura di andare alla guerra, ritornatevene a casa. Sapete quante persone andranno a casa? 22.000. Se l'avesse detto a me, anch'io sarei andato a casa. Gli eroi stanno nei giornaletti, nei film, eh? Sono tutti eroi, vero? C'è James Bond, 007, l'uomo che non muore mai. Eppure tre attori l'hanno fatto, James Bond, tutti e tre sono morti, anzi due, uno ancora campo. Sì. Però nei film James Bond non morirà mai. Ha la macchina che fa così e la macchina arriva da sola. Io mi ricordo che era bambino, James, quello che era con Sean Connery. La macchina perfetta, la macchina che non ha bisogno di carburante. Amen. La macchina che non ha bisogno della chiave per mettere il moto. Wow, la macchina che vola. Wow, ah, io vorrei essere 007. Avete mai pensato? Sì. No. E quindi 22.000 ritornarono a casa. Alleluia. E rimasero 10.000. E quindi immagino Gedeone che comincia ad avere un cuore un po' preoccupato. 22.000 sono ritornati a casa, sono rimasti 10.000. Ma Signore, ce la faremo con 10.000? Conoscete la storia, vero? E Dio dice: siete troppi. Wow. Sapete qual è la cosa più triste di ogni persona, di ogni uomo, di ogni donna? Ed è vero, dal punto di vista umano, su questa terra più persone si è e più possibilità di vittoria ci stanno. Ma quando noi facciamo riferimento a Dio, tu non hai bisogno di migliaia di persone. Amen. Tu hai bisogno solo di Gesù. Yes. Perché è Lui che combatte per te. Amen. Ed è Lui che vince per te. E quando tu vedi la vittoria con i tuoi occhi, non devi dire: quanto sono stato bravo. Amen. Quanto sono stata bravo. Oh, quanto è grande la mia fede. Qualcuno ha pensato e ha detto: oh, quale grande abominazione è uscita dalla bocca di quella persona. Noi non siamo stati grandi. Dio è grande. Noi non abbiamo vinto. Dio ha vinto per noi. Alleluia.
Noi non abbiamo le qualità e l'autorità di avere vittoria, ma Dio è la nostra vittoria. Dio è colui che ci guida, dice la sua parola, lungo i sentieri tranquilli. È Dio che vince le nostre battaglie, le nostre guerre. Amen. Amen. Alleluia. Sto per concludere. Alleluia. Pensavo in questi giorni, dopo il giorno della Pentecoste, vi ricordate il sermone di Pietro? Amen. Oh, Pietro ha predicato un sermone, qualcuno dice, potente. Beh, Dio lo aveva riempito con lo Spirito Santo, quindi era unto da Dio. Ma Pietro ha predicato un sermone che è stato un mezzo giudizio, Ha detto, voi lo avete ucciso, Voi siete degli assassini. Ecco perché furono compunti nel cuore. Voi immaginate se Pietro, dopo il suo sermone, avesse ricevuto i complimenti da parte degli altri 11. Bravo Pietro, tu sì che sei un uomo audace. Oh sì Pietro, tu sei stato un uomo coraggioso. Amen. Wow. Pensate voi che Dio si sarebbe usato di Pietro? Thank you, Jesus. E qualche mese dopo qualcuno si sarebbe avvicinato a Pietro a dire, Pietro, quale grande coraggio hai avuto di andare a casa di un gentile? Amen. Cornelio poteva farti arrestare, poteva ucciderti, ma sapete, Dio gli aveva rivelato che c'era qualcuno, alleluia, che cercava la faccia di Dio. Dio gli aveva rivelato che c'era qualcuno che voleva essere salvato. Cosa voglio dire con questo qua? Noi dobbiamo essere solo strumenti nella nostra città. Se porterai in chiesa 100 persone, non pensare che qualcuno ti dirà che sei stato bravo o che qualcuno ti darà la gloria, perché è il Signore che rivela, è il Signore che tocca i cuori, è il Signore che fa grandi cose. Alleluia. Concludo nel dire che proprio Pietro, nella sua lettera di primo Pietro capitolo 1 verso 24, Pietro scrive e dice, poiché ogni carne è come l'erba e ogni gloria di uomo è come il fiore dell'erba. Dice, l'erba si secca e il fiore cade. È quello che vuol dire Pietro, come dire, non pensare a prendere l'orgoglio e far che faccia parte della tua vita. Lascia che la gloria sia al Signore. Lascia che la gloria e l'onore siano al Signore. Alleluia! Alleluia! Puoi stare in piedi? Alleluia! Alleluia, Gesù! Alleluia! L'errore più grande di ogni essere umano è proprio l'orgoglio. Alleluia. E quando le cose vanno bene in chiesa, quando qualcuno, magari il pastore ci chiede di fare qualcosa in chiesa, qualcuno potrebbe pensare erroneamente, oh, io sono il migliore. Non è così. Io sono il migliore. Non è così. Amen. Dio continuerà ad essere migliore. Amen. Se la Chiesa sta andando avanti, non è perché noi stiamo correndo. Amen. Perché Amen. Molte volte noi cadiamo e Dio ci prende per le sue braccia. E se ci troviamo tutti quanti sulla stessa linea, non è perché abbiamo corso più veloce degli altri, è perché Dio ci ha aiutati. Amen. Perché Amen. Dio ci ha sostenuti. Alleluia. Alleluia. E se qualcuno nel cadere si è ferito, alleluia, non è perché qualcun altro è stato in grado di improvvisarsi medico o infermiere, ma perché, così come dice la sua parola, è Dio che fascia le nostre ferite, è Dio che ci guarisce, è Dio che ci dà forza, è Dio che ci aiuta. Stamattina la mia domanda, o la nostra domanda è, a chi daremo la gloria? Ci daremo la gloria. Alleluia. Ci sono persone che dopo aver cantato un meraviglioso cantico
e c'è stato un movimento meraviglioso dello spirito, e magari si alzano dallo strumento e si guardano in giro per dire: hai visto cosa è accaduto? Ho cantato io. Ho sentito una persona dire: quanto canta quella persona, oh, sento una cosa meravigliosa nel mio cuore. Magari un parente. È vero, è vero. Non me la sto inventando. Amen. Oh, ci sono persone che se canta il membro della tua chiesa tu ti alzi in piedi, ma se canta il membro di un'altra chiesa rimani seduto o seduta. Dio mio, a chi diamo la gloria? Alleluia. Al membro della chiesa? A chi diamo la gloria? Al pastore, alleluia, della chiesa che Dio ci ha dato? Noi dobbiamo dare la gloria a Dio. Amen. Se qualcuno canta un cantico meraviglioso, la mia osservazione è: Signore, grazie. Signore, grazie, perché sto ricevendo benedizione per mezzo di un fratello o di una sorella che sta cantando per la tua gloria. Alleluia, non per un concerto in chiesa, ma per la tua gloria. Alleluia. 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 Grazie, Gesù. La gloria va al Signore. Alleluia. Alleluia. Stamattina voglio invitare tutti quanti noi a dare gloria al Signore. Amen. E che il nostro cuore non sia preso dall'orgoglio di Davide. Siamo i migliori. Noi non siamo i migliori. Dio è il migliore. Amen. Alleluia. Oh, siamo famosi. Noi non siamo famosi. Noi siamo i figli del Re. Alleluia, alleluia. A chi daremo la gloria? Mai daremo la gloria al Signore.